Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo portarvi con me in questa passeggiata autunnale, questo breve video, per far vedere appunto il giardino in che stato è in questa stagione, perché è vero che comunque i giardini si spogliano nella stagione autunnale per prepararsi al riposo invernale, ma è anche vero che in questa stagione ci sono dei colori che si possono vedere, perché l'autunno regala tantissimi colori, dal giallo al rosso ai colori che vanno sul ramato, alcune tonalità di verde magari un po' più acceso per via del giallo che comincia a predominare nelle foglie. Ma una cosa molto importante in questa stagione è quella che molte piante cominciano a perdere le foglie, si liberano degli spazi nelle aiuole e nel giardino, e quindi è molto facile capire che tipo di interventi fare. Il lavoro del giardino non si ferma nella stagione autunnale, si procede con l'impianto magari dei bulbi, l'abbiamo visto in un video precedente per quello che riguarda i tulipani, si procede anche con alcune moltiplicazioni di alcune piante, ma più che altro si fanno anche degli interventi, ad esempio nell'orto, per preparare magari il terreno per quello che sarà l'orto poi, che ripartirà poi in primavera. Facciamoci questa passeggiata, ci sono ancora un po' di colori che voglio farvi vedere, così ne discutiamo insieme e poi concludiamo il video. Ne ho già parlato spesso nel canale Appuntamento in Giardino e lo ripeterò ancora, perché è veramente incredibile la vigoria di una rosa molto robusta in giardino, ad esempio come questa che è la Grand Thomas. Ancora adesso siamo alla metà di novembre e continua a regalare le sue rose, che non riescono più ad aprirsi molto per via di un'umidità molto forte che c'è nell'aria, quindi i petali tendono a rimanere un po' appiccicati. Però guardate, crea sempre delle rose che sono bellissime, hanno ancora il loro profumo. Guardate questa, che bella che è, non totalmente aperta ma con questo giallo che mi piace tantissimo. La rosa Grand Thomas è una rosa veramente tanto 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 robusta e praticamente in fiore dalla primavera fino sarà in fiore fino all'arrivo dell'inverno, quando le temperature scenderanno tantissimo, veramente al punto che arriveranno le gelate. Questa rosa poi fermerà il suo sviluppo, però vi posso garantire che ha un'esuberanza incredibile, può essere usata come piccolo rampicante. E quello che mi piace molto di questa rosa è proprio la robustezza, il fatto che si ammala poco, quindi non si spoglia quasi mai delle sue foglie perché non prendono molta malattia, e regala una marea di fiori. Questa primavera d'estate era totalmente piena di fiori, adesso ce ne sono pochi, ma si fa sempre ammirare in un giardino. Anche l'ortensia Zorro, un'ortensia che ha i rami neri e le foglie verdi, ha questo contrasto nella sua vegetazione, regala in questo periodo delle sfumature di colore che sono molto belle, che vanno dal giallo a questo verde che in alcuni punti si colora addirittura di bronzo. Quindi una pianta veramente molto ma molto affascinante, una pianta anche lei robusta. Adesso la potete vedere che comincia ad essere proprio in una situazione in cui tra un po' perderà le foglie, però questo è proprio il momento in cui poterla ammirare nella sua bellezza. Non è più in fiore, non ha questi fiori blu che sono molto belli, anche in contrasto con il verde e il nero della sua vegetazione, però una pianta che a me piace tanto ed è anche molto ma molto robusta. In più sopporta anche abbastanza la luce solare, non è stata sistemata in una zona d'ombra e tutti gli anni riesce a regalarmi le sue bellissime fioriture. Il banano è stato danneggiato da un vento fortissimo nel mese scorso che ne ha distrutto gran parte della vegetazione, ha dovuto rimuovere tante foglie cercando di ridare un po' un aspetto abbastanza ordinato, però alcune foglie sono abbastanza in alto, rovinate, sfrangiate dal vento, quindi aspetterò poi l'arrivo del freddo intenso, quando cominceranno ad abbassarsi perché cominceranno a gelare, allora lì procederò poi con la solita pulizia annuale del banano, la Musa Bagio. Qui invece adesso vi porterò sotto questo gazebo, perché ho fatto arrampicare un glicine bianco, sta cominciando a perdere le foglie anche lui, e quindi questo sarà un momento ideale per poter attuare poi una sistemazione dei rami in modo da tenerlo attaccato al supporto per creare per il prossimo anno una vera e propria copertura, in modo che poi al di sotto del gazebo si possa mangiare magari in estate senza cuocere al sole, con le estati molto forti che ci sono, con questo calore molto forte che c'è in estate, può diventare un piacevole posto fresco per poter pranzare o invitare magari degli amici per un pomeriggio o una merenda.
Quando decidiamo di far arrampicare un glicine in un supporto, dobbiamo sempre ricordarci che il glicine è una pianta con uno sviluppo molto ma molto forte, vigoroso. Questo può far sì che il glicine si attorcigli attorno a delle strutture anche metalliche, arrivando col tempo a piegarle. Questo glicine l'ho fatto arrampicare praticamente soltanto su dei fili che ho sistemato in questo gazebo scoperto, in modo da creare questa copertura di vegetazione e una zona d'ombra al di sotto. Non ho fatto quasi mai, penso, sì, c'è uno o due rametti che si sono un po' arrampicati nella struttura, ma lì poi andranno poi magari tagliati o comunque controllati molto. Più che altro i suoi rami li ho fatti arrampicare in questi fili, questa una sorta di ragnatela che ho creato nella struttura, in modo da appoggiarlo a questi fili, legandolo pian piano nel suo sviluppo. Questo fa sì che la struttura di metallo del gazebo non venga danneggiata da questa meravigliosa pianta, che però ha questo grande potere di torsione su ciò che incontra, perché tende ad avvolgere il tutto, e in questo modo potrò garantire una sopravvivenza al mio gazebo, perché è robusto, però comunque è un gazebo da giardino, una pianta di questo tipo che in soli 2 anni è riuscita ad avere tutta questa vegetazione. Questo fa capire che il glicine è veramente una pianta da controllare e tenere sempre sotto controllo, perché può veramente distruggere addirittura alcuni supporti. Quindi adesso poi perderà le foglie, quando non ci saranno più le foglie sarà più visibile il suo percorso fatto con i suoi rami, e si potranno spostare e avvolgere, far correre lungo appunto questi fili che ho sistemato, in modo da abbassare alcuni rami che ormai sono partiti ognuno per conto proprio e dargli una bella controllata, e così per guidarlo nello sviluppo sempre in quella direzione, in modo che riesca a coprire con la sua vegetazione anche la parte che per adesso è rimasta scoperta. Secondo me il prossimo anno arriverà dalla parte opposta del gazebo. Ha una crescita velocissima ed è una pianta di facile coltivazione. È un glicine bianco con dei fiori meravigliosi, molto profumati, che mi piace molto, perché il colore bianco in giardino dà luce. In questo angolino del giardino, vicino alle compostiere, ho deciso di piantare una paulonia. Le paulonie sono, ecco qui si è staccata una foglia perché sta cominciando anche lei a perdere le sue foglie. Le paulonie sono degli alberi molto ma molto alti e a crescita velocissima. Nell'arco di 2 stagioni possono diventare anche alte più di 2 metri e crescono veramente tanto in altezza. Io qui non voglio un nuovo albero, perché abbiamo già un problema con delle acace che continuano a crescere qua intorno al giardino e sono sempre da tagliare, perché quello che io non voglio nel giardino sono tante zone di ombra. Ho già l'ombra del banano, sotto ho sistemato delle piante che amano quel tipo di ambientazione. Qui invece io volevo creare, visto che è sempre una zona abbastanza disordinata vicino alle compostiere, sotto un pino che non è nell'inquadratura ma che è molto bello, in questa zona qui cresce della felce, ci sono degli emerocallis e sta crescendo un arum maculatum. Siccome è una zona abbastanza trascurata del giardino, che non ho mai curato, ho messo la paulonia, perché la paulonia voglio farla crescere poi con i suoi polloni tutti gli anni, farla rispuntare dal terreno tramite i suoi polloni. Quindi non diventerà un albero, non la lascerò crescere come albero, il prossimo anno la lascerò crescere come vuole, quindi diventerà alta probabilmente molto più di 1 metro, 1,5 metri, se non 2 metri, alla fine del prossimo anno. La taglierò poi alla base, in modo da veder crescere poi i suoi polloni l'anno successivo. Questi polloni, quando cresceranno, creeranno delle foglie che sono veramente tanto tanto grandi, possono essere veramente immense le foglie di una paulonia, dai polloni di una paulonia, e questo permetterà un po' di ombra all'arum nella sua fioritura, poi prima di perdere le foglie perché va in riposo poi durante l'estate, mi permetterà di dare una pulizia un pochettino a questa aiuola per togliere tutti questi emerocallis che sono cresciuti, ce ne ho veramente sparsi per il giardino, e in più le sue grosse foglie metteranno magari in ombra anche un pochettino queste felci che sono qua in giardino già da tantissimi anni e che patiscono tutti gli anni il calore eccessivo estivo e l'insolazione diretta. Quindi qui diventerà un angolino che sembrerà un pochettino tropicale, perché quello che mi piace della paulonia, come avevo visto in una rivista
appunto questo modo di coltivarla, un ragazzo inglese la usava nel giardino proprio per creare degli angoli che sembravano quasi un po' esotici, vista la grandezza delle foglie dei polloni della paulonia. E questo è un po' un esperimento che voglio tentare qui nel mio giardino, vediamo che cosa succederà. Il prossimo anno sarà un alberello, ma poi tagliato in terra, l'anno ancora successivo dovrebbe produrre queste foglie che possono arrivare anche a 80-90 cm di larghezza. Quindi darà a questo angolo del giardino vicino alle compostiere, un angolo sempre un po' trascurato, un aspetto un po' esotico e anche piacevole da curare. Se abbiamo in giardino dei luoghi che non curiamo molto, possiamo sistemare appunto delle piante che ci interessano, di cui abbiamo la passione, e in questo modo ci avviciniamo in quella zona e la terremo un pochettino in ordine. Se poi è una pianta che produce delle grosse foglie, quindi tende a mettere un po' in ombra il terreno circostante, avremo anche poi meno erba da tagliare. Questo è il lato del giardino in cui ci sono le compostiere, 1, 2, 3, 4, 5 e in più c'è c'è uno spazio in cui metto della roba per terra, magari i rami un po' più grandi, quelli che hanno difficoltà nel decomporsi. Avere le compostiere in giardino è molto ma molto utile, perché possiamo crearci poi un terreno, un terriccio, che è appunto il compost, da poter sistemare nell'orto per nutrire le piante appunto che vogliamo coltivare. Qui potete vedere c'è tutti i residui, scarti di potatura, avanzi della cucina di verdure tagliate e portate poi qui. Questi sono già abbastanza pieni, non metto mai l'erba perché l'erba tende a compattarsi molto e crea poi dei cattivi odori, quindi non va molto bene nel compost. Più che altro la cosa molto importante è alternare degli strati che sono composti da materiale molto umido, tipo gli avanzi della cucina, delle nostre verdure che mangiamo, alternati con dei piccoli rametti in modo da creare degli strati. Si arriva poi pian piano a riempire la compostiera, ma man mano che passa il tempo i microorganismi e gli animali del terreno lavorano la parte sottostante della nostra compostiera, creando questo terriccio che noi andremo a togliere, a utilizzare nel nostro orto, e pian piano il livello poi si abbasserà e quindi sarà sempre disponibile poi uno spazio per poter aggiungere altro materiale da compostare, decomporre per trasformare in terriccio. La salvia ananas quest'anno è molto meno rigogliosa perché è stata seguita poco. L'avevo tagliata a livello del terreno l'anno scorso, quest'anno ho visto che alcune parti del giardino, tipo questa, non è stata molto bagnata perché non c'era l'orto, era un terreno praticamente incolto, non ha usufruito un po' di questo terreno un po' più umido di quando c'era appunto un orto in coltivazione, e quindi ha patito un pochettino la siccità, ma è riuscita lo stesso a regalarmi questi bellissimi fiori di un colore scarlatto fantastico, privi di odore, ma le sue foglie hanno sempre questo odore che ricorda un pochettino l'ananas. Questa è la salvia ananas, che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, il suo nome è Salvia splendens, ma non vorrei dire una cosa errata. Comunque una pianta di facilissima coltivazione che possiamo portare in giardino per regalare in un periodo autunnale questo colpo d'occhio magnifico con questi fiori scarlatti. L'anno scorso era molto grande questa pianta, con tantissimi fiori, era uno spettacolo. Quest'anno è un po' più piccola, però a me piace sempre tantissimo, anche se un po' modesta in questa stagione. È una pianta che adoro, che lascerò qui, non voglio disturbare. Quando arriverà l'inverno la taglierò di nuovo a livello del terreno per vederla di nuovo rispuntare il prossimo anno, nella speranza che diventi grande, come 2 anni fa, quando era veramente una pianta di buone dimensioni, un grandissimo cespuglio pieno di questi meravigliosi fiori che appaiono in autunno. In più, non so se si vedrà l'inquadratura, non credo, è ancora visitata da queste farfalle con questo corpo un po' grande che sembrano dei piccoli colibri, ricordano dei piccoli colibri queste farfalle che vedo spesso qua nel mio giardino e che sono attirate molto dalle salvie. Quindi le salvie ornamentali o quelle appunto da portare in cucina sono piante che richiamano gli animali in giardino e ci dà modo a noi di poterle osservare in tutta la loro bellezza. In questo angolo del giardino ci sono questi colori bellissimi che sono quelli dati dai crisantemi, questo crisantemo con questi fiori a pompon che sono meravigliosi, bellissimi, un colore che a me piace tantissimo, in più in contrasto con questo crisantemo con un colore sul porpora
del bianco sporco. Bellissimo, forma di abbastanza compatto, il peso dei fiori dopo le piogge ha sdraiato una parte del ramo. Ricordiamoci che i crisantemi hanno bisogno di essere abbastanza sostenuti e soprattutto sorretti, perché hanno dei fiori che si impregnano tantissimo di acqua quando piove per un po' di giorni, e quindi tutto il ramo tende a sdraiarsi e nelle situazioni peggiori può anche spezzarsi, e quindi alla fine la pianta poi ne risente, essendo danneggiata comunque dalla pioggia, perché tende alcune volte, visto il peso dei fiori, a spezzare i suoi rami. Quindi cerchiamo di sostenerli, questo non è stato sostenuto, però i fiori sono molto piccoli, quindi anche se si impregnano un po' di acqua non danno al ramo questo peso eccessivo da sostenere, mentre già una pianta di questo tipo corre il rischio di sdraiarsi e nelle situazioni peggiori appunto di spezzarsi, quindi vanno sostenuti. Il colore che i crisantemi danno in autunno è fantastico, sono piante ideali da portare in giardino proprio in un momento in cui pian piano il giardino comincia a spegnersi, e quindi portano ancora fiori, perché è vero, il bello dell'autunno sono anche le foglie che si colorano, però a me piace tantissimo avere in giardino ancora dei fiori fino all'arrivo dell'inverno, e i crisantemi sono piante perfette per questo scopo. Un altro angolo del mio giardino con i crisantemi in questa tonalità bianca, che è spettacolare. I fiori sono grossi come un pugno, bellissimi, assolutamente sostenuta, perché dopo una pioggia tende a sdraiarsi completamente, quindi quest'anno ho cercato di sostenerle come potevo usando dei fili. Ricordiamoci che è sempre meglio usare dei fili di gomma abbastanza elastici, proprio per dare l'opportunità durante il vento o delle piogge intense ai rami di poter muoversi sul filo. Se utilizziamo dei fili rigidi rischiamo di spezzare i rami, che sono robusti nei crisantemi ma nello stesso tempo molto fragili, soprattutto per via del peso che riescono a prendere i fiori dopo delle piogge abbondanti. Questo è un angolo di giardino che mi piace tantissimo. Dietro c'è un gelso che può andare potato leggermente in primavera per dargli una forma e cercare di contenerlo un pochettino. Mi regalerà poi dei frutti meravigliosi poi dalla tarda primavera in poi. Ci saranno dei gelsi da mangiare, e questo è un angolo che mi piace molto. Devo soltanto cercare di sistemarlo un attimino, perché questa è la zona dove volevamo fare un tempietto. Ne avevo parlato nel video Il giardino della memoria, un tempietto come ricordo degli animali che in questi 20 anni ci hanno accompagnato e che non ci sono più. Quindi pensavamo a fare un piccolo stupa nepalese di dimensioni contenute. Vediamo se fare questo o utilizzare un'altra struttura per creare un angolino commemorativo. Bene, questo video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuta questa passeggiata, questa chiacchierata autunnale in questo pomeriggio veramente molto affascinante, con queste nebbioline, questi colori bellissimi e soprattutto questo silenzio che a volte mi sembra quasi irreale. Vi aspetto in un prossimo appuntamento in giardino, ci occuperemo di qualcos'altro. Nel frattempo vi saluto, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere un mi piace se vi è piaciuto questo video. Ciao a tutti e grazie, a presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!